fatto tardi stanotte perché dopo essere entrato in tema, e il tema era quello della stufetta, quella che funziona con le candeline scaldavivante, che tanto scalpore ha fatto su YouTube, e mi è capitato di andarmi a guardare quei video che parlavano, cioè che cercavano di dare una validazione a questo strumento, chiamiamolo così, oppure di contestarlo dal punto di vista sperimentale. Mi sono distratto, mi sono soffermato nel cercare di leggere le discussioni che venivano fuori su questi video di verifica, diciamo così, di verifica sperimentale di questo sistema. Perché ne parlo? Io l'ho provato e mi ci sono trovato bene. Quali sono i presupposti, insomma, che hanno fatto sì che lo provassi? I presupposti sono quelli che, avendo una casa non utilizzata, quella volta che ci vai, trovi una casa del tutto fredda e quindi, insomma, quando ci arrivi è inospitale. Non c'è il gas. Non c'è un impianto di riscaldamento, non c'è niente. Allora, come fare se vuoi restarci per qualche ora senza congelarti o senza patire il freddo e senza fare niente? Hai due possibilità, quelli di adoperare una stufetta elettrica oppure quella di mettere una stufa a legna, ma la stufa a legna è complicata, bisogna avere sempre la legna a disposizione, non bisogna stare lì ad accendere, insomma, se ci vai per poche ore, questo è un disastro. Ho pensato che questo strumento poteva essere uno strumento che non aveva problemi particolari. Lo acquisti con niente e poi lo riutilizzi perché le campane di coccio le puoi riutilizzare per piantarci i fiori, ovviamente. Le candeline non pesano niente, te ne procuri in quantità pressoché illimitata. Le trovi anche dai cinesi, 6,90 euro dai cinesi, in un normale negozio di coso 6 euro, per cui non è detto che i cinesi poi si battano nei prezzi. Insomma. Ho visto che invece qualcuno le trova a 3,50 euro, ditemi dove, 3,50 euro di 100, ditemi dove perché io a meno di 6 euro non le ho trovate. Ma a parte questo, mi sembrava che il sistema fosse buono in questo caso, nel senso che tu vai in una casa disabitata, entri in una stanza, utilizzi una stanza, insomma, per starci grosso modo, tieni la porta chiusa e ci stai magari qualche ora a fare quello che devi. E quindi, insomma, se hai a disposizione uno strumento per cui non pesa niente, accendi due candeline e dai il tempo che queste si scaldano, eccetera, eccetera, e la cosa ti intiepidisce, l'ambiente diventa irresistibile anziché dover fuggire dopo 5 minuti. Questo è già un risultato. Ovviamente se hai l'elettricità, penso io, insomma, come ho fatto io nella mia casa, la cosa più conveniente probabilmente è quella di accendere 5 minuti una stufetta elettrica in una stanza chiusa, ovviamente, in modo tale che la stufetta elettrica ti scaldi un po' l'ambiente. Dopodiché questa campana, questa piccola stufetta di terracotta, fatta così artigianale, di bassissimo costo, potrebbe essere in grado di tenerti riscaldato l'ambiente e quindi di fartelo vivere. Queste le premesse. Non mi sognerei mai di usare nella casa dove vivo di sostituire il riscaldamento con questa stufetta. È chiaro che una stufetta di questo tipo, ma anche mettendo 5 stufette distribuite per la casa, sarebbe una cosa insostenibile, nel senso che poi hai bisogno per vivere dell'acqua calda, apri le porte, le chiudi, cioè, insomma, è chiaro che hai bisogno di un impianto di riscaldamento che non lo sostituisci con questo. Ma insomma, dovremmo avere un grano salis in testa, insomma, dovremmo pensare che quella cosa che ci è stata mostrata è una cosa che serve non per sostituire i tradizionali impianti di riscaldamento, ma per ovviare a un minimo di difficoltà e rendere abitabile una stanza, un luogo temporaneamente, che altrimenti non lo sarebbe, con il minimo spreco di energie, con il minimo rischio, insomma, e anche con un costo molto basso, insomma, tutto sommato. Qui è la carineria di questa cosa, no? La facilità di accenderlo, in 2 minuti accendi lo stopino e la tua stufetta funziona, non fai cenere, non fai niente, non sporchi,
Non devi portare su legna, non devi stare lì ad accendere il fuoco con strumenti, con mezzi particolari, è assolutamente non rischioso, facilissimo. Quindi se hai uno strumento che ti permette di stare in una stanza fredda, altrimenti in ospitale, per il tempo che ti serve, se devi farci un lavoro, insomma, fare quello che vuoi, perché no? E invece andando su internet e vedendo i video, un pochino di verifiche che sono stati fatti, le discussioni che sono scorse sotto a Fiumi, ho trovato intanto degli esperimenti eseguiti malissimo, per cui insomma la prima considerazione è che il metodo sperimentale in cui ha fatto questi video non si sa cosa sia, insomma, no? E questa è stata una cosa che per fortuna è stata anche spesso contestata da chi commentava. Far vedere un esperimento, presentarlo come un esperimento e poi trarne delle conseguenze, cioè o si fa un esperimento in maniera corretta, quindi si fa un piano sperimentale, poi lo si esegue con tutti i criteri, con tutte le condizioni, tenendo conto di tutti i parametri che si misurano in maniera corretta e inoppugnabile, oppure l'esperimento non ha senso, insomma, no. Allora, se si sceglie una via sperimentale, bisogna eseguire la fase sperimentale bene, non soltanto cercare di dimostrare quello che si conosce per via pregiudiziale o si pensa di conoscere per via pregiudiziale e la può dire ecco non funziona perché ho fatto l'esperimento male e l'esperimento non mi ha dato i risultati che ci si poteva attendere. E poi anche avere un minimo di intelligenza di capire come era stato presentata questa stufetta, insomma, come era stata presentata questa stufetta, come era stato presentato l'utilizzo, insomma. E la presentava un tizio che scaldava un piccolo locale dove aveva dentro. Quindi dove viveva, dove aveva dentro il letto, il computer, poi bisogna tener conto anche del calore della sua persona, insomma, che emanava in quel piccolo ambiente, no? Questo strumento, questa stufetta accesa tutto il giorno, 8 ore al giorno, 8-10 ore al giorno, quello che è, insomma, no? Permetteva di tenere un minimo di calore, insomma, no? Di rendere più mite l'ambiente e quindi abitabile per quello che faceva lui, condotto anche dalla stessa irradiazione del suo corpo, l'intelligenza di capire una cosa per quella che è, insomma, no? Invece ho letto discorsi di fisica, di termodinamica, insomma, che volevano dimostrare e non dimostrare e cercare di dimostrare o di escludere che questo metodo possa essere valido o meno per riscaldare un appartamento per sostituirsi al gas o a quello che sono i tradizionali metodi di riscaldamento. No, non certo, insomma, cioè, ma ragioniamo con un minimo di buon senso, no? È il buon senso che viene a mancare o che rischia di venire a mancare in queste cose. Allora qual è la mia esperienza diretta? La mia esperienza diretta che ho usato in una casa disabitata in cui tra l'altro ti accorgi benissimo, no? Di una stanza, la stanza accanto, insomma, no? Ti accorgi che la stanza accanto quando entri è fredda e fredda rimane per il tempo che tu resti là. Dopodiché prendi una stanza, ti ci metti dentro e accendi la stufetta e vivi in quella stanza per un po' di ore e quindi capisci benissimo che c'è anche un'inerzia legata al riscaldamento e capisci benissimo che deve essere anche freddo, se no non ti viene in mente di accendere la stufetta, non mi metterei mai d'estate con una temperatura interna di 23 gradi ad accendere questa stufetta. Mi bastano i 23 gradi e mi avanzano per starci lì, anzi forse avrò caldo anche, devo stare a maniche corte in quella stanza a 23 gradi. Allora, ma se entro e in questa casa ci sono 10 gradi o 12 gradi di temperatura, ecco, accendere la stufetta già mi dà un senso di tepore. All'inizio magari uso anche un piccolo termosifone elettrico per 10 minuti che mi scaldi un pochino, che mi aiuti a vincere un po' l'inerzia di elevare questa temperatura. Dopodiché questa stufetta accesa, io l'accendo con 3 candeline e tra l'altro va anche composta in maniera, secondo come è stato anche mostrato nel primo video che è stato fatto su questa cosa, no? Perché altri la compongono in maniera strana, in maniera non corretta, secondo me. Perché se è composta bene, io adopero 3 candeline, non 4.
Se è composta bene, intanto le candeline durano per più di 4 ore anche, insomma, no? E non si spengono, non è che se ne spengono due, come ho visto in un esperimento, altre due rimangono accese. Quando se ne spengono, quando si spengono così spesso, vuol dire che è stato tappato completamente il buco della prima campana, e questo probabilmente non lascia circolare l'ossigeno sufficiente perché rimangano accese le candeline sotto, e quindi si spengono. A me è capitato la prima volta, ho messo sul buco della prima campana una moneta, l'ho chiuso con una moneta, quindi quasi ermeticamente. Questa moneta tra l'altro si surriscalda stando lì, e mi si sono spente tutte le candeline. Dopodiché l'ho chiuso con l'alluminio di una candelina consumata, al quale avevo praticato dei forellini in modo tale che l'aria potesse comunque in parte uscire, che ci fosse una minima corrente d'aria, in modo tale che le candeline non rimanessero senza ossigeno. E le candeline non si sono più spente, quando si consumano più o meno si consumano, se sono le stesse candeline si consumano contemporaneamente. E durano, bruciano per almeno 4 ore, anche di più, anche di più. Ma comunque poi c'è anche il piacere di vedere che in una stanza che può magari buia, se magari ti butti a letto, che so io, in questa stanza, tu hai la sensazione di avere una lucetta carina, insomma, no? Cioè, vedi questi lumicini delle candeline appena appena li intravedi, è una sensazione anche piacevole, oltre che di calore. Quello che però è abbastanza assicurabile, quello che vi posso assicurare anche senza passare a una fase sperimentale, insomma, è proprio per un'esperienza, diciamo, diretta, è che dopo un po' stai bene in questa stanza, per il resto molto fredda e inabitabile. Ci stai bene, ovviamente, non sudi, come dire, non è che ti porta a temperature eccezionali, ma tu ci vivi, e la prova ne hai che quando tu apri la porta per uscire, senti la differenza di temperatura. Se entri nell'altra stanza che non è stata riscaldata, ti accorgi subito che nell'altra stanza la temperatura è diversa, e non sto a dirvi di quanti gradi, ma è diversa rispetto alla temperatura che hai nella stanza in cui hai usato la campana. Questa sostanzialmente, no? Allora, a cosa serve questo oggetto, questa cosa? Serve a poter rendere vivibile, abitabile una stanza che nel frattempo rimane chiusa, e soprattutto, come dire, serve usarla per un periodo di tempo lungo. Chi ci vive? Magari chi vive in una stanza, mettiamo in una casa non riscaldata ed inverno, usa una stanza piccola per vivere dove concentra tutte le sue cose. Ecco, allora è probabile che in quella stanza che tiene riscaldata con questo metodo, diciamo così, giorno e notte, insomma, no? Che tiene riscaldata spesso, magari ogni tanto cambiando un po' l'aria, si mantiene questo sistema, è in grado di mantenere una temperatura accettabile. Una temperatura accettabile vuol dire 17-18 gradi, insomma, no? Senza doverti mettere troppi maglioni, ma è chiaro che un maglione magari te lo tieni lo stesso addosso, insomma, però, insomma, se magari in quella stanza anche ci dormi, puoi anche riuscire a spogliarti per andare sotto le coperte, insomma. Quindi il buon senso fa pensare che questo sia uno strumento che non è destinato a sostituire il riscaldamento tradizionale. Nessuno di noi lo farebbe, insomma, uno vive bene, ha bisogno dell'acqua calda, ha bisogno di farsi la doccia, ha bisogno di muoversi per la casa liberamente, avendo in tutte le stanze più o meno la stessa temperatura. Quindi, lungi dal pensare a un sistema di questo tipo per scaldare la tua casa. Ma se tu entri in una casa che per il resto è freddo e non è più conveniente riscaldare una casa disabitata, non ci apri neanche il contratto del gas, e vuoi andarci, insomma, e vuoi usare una stanza per avere un posto, insomma, un luogo in quella casa dove potersi andare anche d'inverno e non solo d'estate, ecco, uno strumento del genere, magari due, se la stanza è molto fredda, insomma, può crearti quella situazione che ti permette di viversi un pochino, di starci il tempo necessario, magari una giornata, dopo vai via, perché comunque quando esci per andare in bagno trovi freddo, insomma. Ma la stanza dove sei, se tu la tieni chiusa,
Se magari hai l'accortezza di portare su all'inizio la temperatura di qualche grado attraverso una stufetta elettrica, che però accendi molto poco, insomma, no? Poi questo sistema, diciamo, economico, ma soprattutto pratico, perché non devi muovere legna, non devi fare sporco, non devi portare via niente, insomma, tranne le cose di alluminio delle candeline, insomma, perché lì non ti occupa nessuno spazio. Insomma. È una cosa pratica, è una cosa di buon senso, insomma, no? E ti permette di usare una stanza in cui magari non ci staresti, di avere voglia di andare in un luogo, anche d'inverno, dove magari altrimenti non metteresti piede. Quindi questo è il vantaggio, insomma. Dopodiché, se vogliamo fare delle dimostrazioni fisiche, ecco, di quanti gradi e di come, di tenere conto dell'umidità dell'ambiente, della dispersione dei moli e di tutto il resto, insomma, no? Qui si va su una cosa. Nessuno la vuole commercializzare queste cose, insomma, no? È stata proposta come un sistema pratico per avere un qualcosa di più. Ecco, forse potrebbe essere interessante vedere, magari proverò a farlo, magari un giorno, vedere di quanto si scalda una stanza usando soltanto tre candeline senza niente sopra, quant'è il calore delle candeline, quant'è invece la differenza tra le candeline e le campane di coccio che ci metti sopra, insomma, no? Quindi a quanto servono ad aumentare la superficie radiante, la corrente d'aria che si forma, l'aria calda, insomma, come viaggia la corrente d'aria calda attraverso le campane di coccio. Quindi, se possono bastare solo le tre candeline, o invece quanto, diciamo così, di quanto aumenta il rendimento di questa stufetta, anche il fatto di usare questo sistema fatto di due campane di coccio, insomma, e di questo flusso d'aria calda, insomma, che si viene a generare in questo modo. Che però ci sia una differenza netta di temperatura tra la stanza dove stai, e quindi c'è anche come dire, il calore che irradia il tuo corpo, evidentemente, no? A riscaldarla. Ma parlo di una stanza anche abbastanza grande, insomma, di più di 4 metri per 4, quindi di altezza normale, 2,70 m, insomma, no? Ti accorgi che questo caldo rimane, viene mantenuto, tra l'altro si mantiene per un po' anche dopo che le candeline si sono spente, per cui, insomma, e questo te ne accorgi, però dopo un po' di tempo, insomma, deve passare almeno un paio d'ore. E poi sempre di più, nel senso che questa temperatura ti rimane, viene mantenuta, insomma, è più facile mantenere una temperatura un po' più calda attraverso un sistema del genere che non elevarla all'inizio, no? Perché la superficie radiante è bassa, insomma, no? Ma è utile, funziona, cioè io lo posso dire che funziona, non perché mi porto i dati, i gradi misurati con il particolare termometro. Insomma, no, non, è un'esperienza soggettiva, diretta, insomma, cioè quella che. Ma d'altronde quella che cerchiamo. Siccome è una cosa che non è che dobbiamo mettere in commercio, insomma, se io provo una cosa e questa cosa la trovo utile, per me funziona. Se io alzo di 2-3 gradi la temperatura di una stanza dove vivo, a una temperatura dove ho un minimo di benessere, quindi dove posso anche stare più a lungo, questo per me è sufficiente. Tra l'altro, insomma, anche il coccio esterno nella stufetta che ho fatto io si scalda parecchio, insomma, dipende poi da come si costruisce questa cosa. Allora, voglio dire, io privilegerei in questi casi, visto che non bisogna farne un commercio, visto che il materiale si compra in un normale negozio di cocci per vasi di fiori e le candeline si comprano in qualsiasi negozio di cineserie, non bisogna farci un castello per vendere questo sistema. Si tratta di valorizzare l'esperienza soggettiva. Mi trovo bene, sento di stare più al caldo, non spendo niente, non ho rotture di pulizia, di accensione, di tutte le altre cose e posso usarla anche se in questa casa non ho la corrente elettrica, non ho il gas, non devo metterci stufe, fatti, camini e così via. Bene, in questo caso è uno strumento utile, la uso. Ma è come succede per una medicina, insomma, no? Al di là di tutti gli esperimenti, se io constato che un'aspirina mi fa passare il mal di testa o una pastiglia di Cafergot mi stronca la crisi emicranica,
Beh, io la prendo, insomma, al di là di tante cose, mi basta sapere che non, come dire, che non mi fa male, che non corro rischi. Nel caso di questa campana, beh, insomma, per come la vedo io, non c'è nessun rischio, come dire, non si corrono assolutamente rischi, insomma, l'accendi con un normale accendino da sigarette. E poi tra l'altro puoi anche andare via e lasciarla accesa e ritornare tra un po', perché poi si spegne da sola, non hai neanche bisogno di spegnerla quando vai via, e se vai via e poi rientri, hai anche il piacere di trovarla comunque ancora calda e quindi ti continua la situazione radiante anche se le candeline si sono spente. Ma è chiaro che la valutazione va fatta non soltanto dopo un'ora, dopo 2 ore, insomma. Ma la cosa funziona se tu la tieni accesa tutto, anche tutto il giorno, insomma, no? Perché ti mantiene questa sensazione di tepore. Un'altra osservazione che è stata fatta sulla puzza, sul coso così, insomma, si sente un minimo di odore di cera, ma per me è un odore piacevole, insomma, non, ci sono odori ben peggiori, ben più insopportabili. L'ossigeno che brucia in una stanza di dimensioni normali mi sembra trascurabile, insomma, non ci sono cose. Per cui, insomma, al di là di tutte le discussioni pseudoscientifiche, al di là di sperimentazioni fatte in maniera assolutamente scalcagnata da cani, da gente che non sa cosa vuol dire una sperimentazione, valuterei la soggettività in queste cose. È il buon senso, è un oggetto che alla fine ti costa 15 euro che riutilizzi, candeline ti costano niente, se con 50 centesimi scaldi tutto il giorno e forse anche di più una stanza dove vivi e stai relativamente al caldo, magari tenendoti il tuo maglione, ma insomma ti puoi muovere, puoi starci, fare le tue cose, insomma. Dipende da cosa sei abituato a fare in quella stanza. È una casa che per il resto è disabitata d'inverno, quindi è molto fredda, in teoria inabitabile durante la stagione invernale. Questo, secondo me, è un vantaggio, è un'utilità. Poi, se lo vuoi fare, lo fai, se ci credi, non ci credi. Non lo devi vendere, non lo devi imporre a nessuno. Su queste cose qua, credo che le valutazioni soggettive abbiano un peso. La mia valutazione soggettiva, al di là di ogni conoscenza termodinamica e di fisica dei gas o di fisica o di ingegneria impiantistica, ecco, la mia esperienza mi dice che mi trovo bene. Allora, vogliamo anche credere a questo, vogliamo anche fare tesoro dell'esperienza soggettiva altrui e magari provare prima di pregiudizialmente realizzare un esperimento senza aver mai provato una cosa. E ho l'impressione che invece si stia perdendo questo, si stia perdendo il buon senso, il senso pratico. Non lo so, posso pensare che se per fare questa prova avessi dovuto investire chissà cosa, in qualcosa che poi buttavo via, eccetera, ma mi sembra talmente banale provare nelle condizioni che vi ho detto, possibilmente, insomma, no? E utilizzare due vaggi di coccio che abbiamo tutti quanti in casa, insomma, no? E al massimo comprare per 5 euro un set di cantarine che poi ci andrà sempre bene, insomma, no? Bruceremo nel bicchiere, avremo un po' di atmosfera a tavola. Mi pare che non costi niente e sia più interessante, più utile valutare l'esperienza soggettiva che tanti esperimenti fatti male e che dimostrano poi, al di là delle parole e delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, la scarsa capacità di adattarle alla realtà e di misurarle con il giusto senso, con il giusto realismo. Un saluto.